Padova a centimetri quadrati, altra cosa molto drastica. Beh, una serie di battaglie, non ultima il fatto che questo palazzo, che è il Palazzo di Zenobia, un palazzo molto importante, qui in questa sala Madonna ha realizzato il suo famoso, così anche la Pausilica che suona. È un'opera. Un'opera. La Pausilica che aveva realizzato un videoclip, un palazzo importante, tutto legato al cinema, e in questo palazzo siamo sede biennale di quindi tutti i visitatori che vengono sono appassionati d'arte, sono collezionisti, sono galleristi. Alla scorsa biennale qualcuno ha anche venduto delle opere, ma non è questo l'obiettivo. Poi, se si vende ovviamente meglio, l'obiettivo è quello di far piacere che dal mondo tutti verranno qui perché è il momento più importante per l'arte culturale, per la biennale inglese. Quindi vengono appassionati, galleristi, vengono mercanti, vengono a vedere la biennale. Ma mentre vengono a vedere la finale, che danno anche un'altra volta, e sono contentissimi, che possano vedere tutti i fatti. Adesso noi faremo avere la presenza di vediamo, Fabio Cantaroli, che è iniziative, ce le sogliamo. Quindi, un saluto per tutti. Certo, io immagino che, come negli altri palazzi di Venezia, avrete pagato i vostri 2.000 euro per registrare questa cosa, che più o meno il costo, altra battaglia che sto facendo. Grazie al fatto che riesco a volte a trovare gli sponsor, riusciamo a fare le mostre praticamente gratis, in un modo o nell'altro. Perché non è concepibile che esistano gallerie, mostre dove ti appendono il quadro al chiodo e basta. Qui non solo non abbiamo pagato niente, abbiamo pagato ma abbiamo uno sponsor, ma addirittura faremo in modo di valorizzare tutte le opere degli artisti e ovviamente di fare in modo di farle crescere anche dal punto di vista del valore, perché qua è qui. Siamo un palazzo importante per la Biennale di Venezia. Io sono uno dei curatori, sono il curatore scientifico della Biennale di Venezia, sono sempre stato un curatore. Quindi tutti i presenti avranno modo di pubblicizzare le loro, però fate modo di pubblicizzare. Quindi la prossima volta non voglio più vedere cosa senza cornice, voglio spiegare, voglio grandi, voglio belli, certo con te, soprattutto con te, allora così dice la perché forse anche io. Perché è importante presentare il quadro bene, tanto grande, anche perché la prossima volta, vediamo chi vuole volare tornare, avremo per dire un bisogno. E adesso ne andiamo sotto. Fra una settimana e 10 giorni molti verranno sopra. Fra 2 mesi tutti sopra. Perché la biennale dura sino a novembre, lo sapete. Quindi avremo modo sopra, voglio solo quadri grandi, quadri importanti. Poi va tutto bene, perché è anche giusto che chi vuole misurare tutto trovare un quadro di torno. Va bene tutto qua. Quindi io direi prima di cominciare è fondamentale che io vi presenti intanto Maria Palladino. Ah, Maria Palladino, vedi. Grande Maria. Grande. Ha preso quadri sino a ieri, anzi sino a stamattina abbiamo preso quadri, quindi lui è tutto là, sembra tutto volontariato. Però quello che ci muove è la passione. Quindi chi fa il lavoro soltanto per guadagnare, ma anche chi fa l'artista solo per guadagnare non va bene, l'artista, chi opera nel mondo dell'arte deve essere mosso soprattutto dalla passione. Quindi in questo senso Maria devo dire che è stata bravissima, ho perso fare il titolo d'arte. E volevo però anche il mio fianco Giada Tarantino, vuoi di mostre, anche più bene. Quindi
Benedetto Giocuale è l'ambiente direttore della televisione l'anno scorso, la televisione Benedetto Giocuale, abita a Venezia. Vedi come si muovono le cose. Che stanno esponendo in questo momento in qualche sala di là, chiedete solo un aspetto, stare così. Non con questo successo poi, perché non vedono la locandina, non vedono per fare le locandine. Però, vi do una dritta, se uno di voi su Facebook ha 1000 amici, faccia girare l'opera a 1000 amici, che l'opera fa vedere altri amici, cioè l'opera d'arte va fatta vedere il più possibile, non abbiate vergogna. Quando io ho fatto la Biennale Superiore, per cui ho già l'opera gratis, la Biennale Superiore, sponsorizzata per il fatto che ha avuto 1 milione di visualizzazioni, la prima 20 milioni, questa era avuto io almeno 5-6 milioni di visualizzazioni, comporta che tutti coloro che hanno partecipato possono partecipare gratis alle live. Perché è stato un successo strepitoso. Però persone che si vergognano a chiedere mi piace. O io, tu fai roba. Chiedi se piace. È gratis. Scrive i tuoi amici, hai 3.000 amici su Facebook. Mangia tutti i 3.000 e dice, ti piace il tuo lavoro? Magari non ti piace. Perché può piacere. Magari mi piace, ma magari lo comprano, ma quanti vendono su Facebook? Ma utilizzate questi sistemi per far vedere l'opera d'arte, anche perché dal punto di vista estetico tutti i vostri lavori sono così forti, che si possono anche vendere. Quindi io pensavo, è intelligente, no? Poi al bilancio che uno ha la scusa di far vedere a migliaia di persone la sua opera, no? Io posto la locandina su Facebook di molti artisti, ragazze, e poi vado a vedere nessuna condivisione. Ma funziona, allora io sono iscritto a 1000 gruppi. Tutti voi siete iscritti a dei gruppi, ma mettete su gruppi. Un artista farà meno, avrà 10 gruppi, ma condividetela su 10 gruppi. Allora dico per voi, tanto non guardate niente se vedete le opere. Cioè facciamo in modo di condividere il più possibile, perché il successo dell'arte, questo è anche perché, siete, qui è stata una selezione, anche perché. Quanti sono gli iscritti al canale di Facebook? Andate a vedere, 8.000 e massimo. Non è che qua c'è 8.000 artisti. Ma qua è giugno, se va bene saranno 150, ma qua è giugno, eccetera. Quindi c'è stata una selezione, ma non lo dico gratis, voi potete immaginare, quando ti dà molto penso di rispondere ai messaggi del fatto, quanti scrivono, ma tutto il mondo, mi scrivono in qualunque cosa, ma scritto in giapponese, pensando che fosse giapponese, e poi quando ho io, no? Cioè, tutti scrivono. Ovviamente la presidenza che ce l'ha, e tanti gli artisti che hanno spesso lavorato, dire che c'è un film che mi piace le opere e che ha lavorato insieme, quindi che ha lavorato con me, ha fatto molto con me, ovviamente la presidenza assoluta, poi tutti gli altri invece che hanno detto nuovi, ma mi piacciono. Poi tanto altro mi prego, io lavoro con questo, io ho fatto giro, 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 ho io voglio fare in modo che l'arte possa conquistare il cuore di tutti, perché credete che l'arte che avrà messo è quella che avrà il modo di vedere le nostre parti, non quelle che si diverso. Detto questo, che abbiamo la giornata lunga, ho la parola a te. Sono prima la
dicevamo, vogliamo proporre un'arte che sia autentica, cioè che sia frutto di creatività, di capacità, di tecnica, di talento, di stile e non semplicemente di artificio. E tutto questo siete voi, sono i nostri artisti, quelli che chiamiamo